Ciao! Bentornati sul mio canale per un nuovo video di spacchettamento. Oggi sto molto meglio, ieri non ho registrato perché avevo la febbre, però oggi sto veramente bene. E infatti ieri mi sono arrivati 2 pacchi e questa mattina invece è arrivato come si dice, il pienone, non so quello che vedete, comunque abbiamo tanti pacchi. Però ieri veramente era una schifezza e non ho potuto registrare. Un'altra cosa, sicuramente la risoluzione del video e della luce farà schifo, ma purtroppo il mio programma standard di video ha deciso di fare i capricci, quindi sto usando la webcam senza nessun programma definito, cioè io uso ancora UCam 5, però non lo so, sta facendo degli aggiornamenti, mi sta dando dei problemi. Quando inizio a registrare dopo un po' si stoppa e quindi non si apre più, tant'è vero che nello scorso video l'ho detto, i pacchi infatti erano già aperti proprio perché mi ha fatto questo scherzetto, quindi non abbiamo la solita cornicetta del pacco. La luce, ho dovuto accendere anche la luce appunto della sala. Sfrutto la luce naturale perché oggi sembra una bella giornata, però comunque c'è abbastanza luce, però per farne di più ho acceso la luce del salone. Io direi di iniziare perché altrimenti il video diventa troppo lungo, quindi prendiamo il primo pacchetto, qua lo apriamo. Ok, anzi vediamo se riesco a mettere un po' più giù così vedete tutto. No, non si vede niente lo stesso, ho provato. Allora, questo è il pacchetto e abbiamo un solo prodotto. Allora, il prodotto si tratta di il venditore è Sky Genius, quindi lo vedete da qui. Non so se c'è anche in Italia, ragazzi, andatevelo a cercare, è inutile che mi chiedete di mettervi il link e poi ma io non lo trovo, è questo, non è questo, è questo, ma per me che sono qui, per voi non lo so. Però la maggior parte dei prodotti sono un po' da tutte le parti. Vabbè, allora abbiamo il diffusore, lì per lì sembrava un termos, sono sincera. Sembrava un termos. È molto semplice, ecco, non è di quelli tutti colorati o comunque quelli luci, almeno ha il suo caricatore ovviamente, è dentro. Ok, e lo che carino, guardate. Il secondo è quello con lo strappo, che qua escono cose bianche. Non so cosa sia. Comunque, apriamo. Vabbè. Ok. No, ragazzi, no, questa ve la devo far vedere per ultima. Questo sarà, il mio figlio sarà tanto contento, veramente tanto. La vediamo per ultimo, ricordatevelo, eh. No, mamma, fermo. Dopo ve lo dico. È una cretinata, però lo sapete, io sono fatta così, le cose semplici mi piacciono più di quelle complicate, quelle più complesse. Vabbè, apriamo l'altro. Io sto già... Oh no, lo sto prendendo in contrasto. Il figlio sta già innervosando. È gasato, il figlio è gasato. quando sento mia mamma così mi gasa troppo. Fai bene perché poi lo scoprirai. Qua la carta è qua. No mamma dai, non fare l'imbroglione. Ok, un pacchettino. Ok, allora hai visto, non svegliamo niente. Un pacchettino, vediamo se riusciamo ad aprirlo o abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno della forbicina. Ok, oh. Ah ok, perfetto. Questo è un, non so, me lo leggerò con calma, un oggettino molto molto carino che sinceramente io non so se usare, però è bello, ve lo assicuro. Allora, la confezione si presenta così, ha appunto un sigillo, si apre così ed è un orologio. Allora, l'orologio che ha il suo caricatore, vi faccio vedere veloce. Wow, è enorme, madonna, cioè un orologio, non credo sia un orologio, comunque un orologio un po' strano. Volevo provarlo ad accendere, fare le foto. Comunque va caricato perché è scarico, non si accende. Ah no, forse si accende. Si è acceso, yeah! Ok, Bluetooth mode. Ah ok, perfetto. Solo che smart bracelet, vediamo un po', non dice più niente, devo studiarvelo, lo spiego ragazzi, lo power off, yes, off, perfetto, lo ripongo dentro. È un orologio che parla, bellissimo, un orologio parlante. Gli orologi io non... vabbè, questo è semplicemente un braccialetto multimediale e vediamo, interessantissimo. Andiamo avanti, abbiamo altri pacchetti con l'elastico. Allora facciamo prima questo pacchetto semplice. Ok, questo è di Lady Color, è quel venditore, tagliamo la mano, quel venditore del cuore rosso, bello, brillante, appiccicoso, non mi ricordo cosa mi ha mandato. Ah sì, è bello anche questo, non è male, ve lo faccio vedere. E mi trovo molto bene perché appunto ogni volta mi domanda prodotti. Cioè ragazzi, è spettacolare, siete pronte? Io spero che riuscite a vederlo. Spero che la webcam insomma faccia vedere, non dico tutti i dettagli perché è un po' impossibile, però la bellezza comunque del bracciale. Anche dentro è fatto molto bene, non so se lo vedete. E ha la classica chiusurina. Sono riuscita, mi sta anche abbastanza bene, cioè non è né largo e né piccolo, ed è veramente bellissimo ragazzi, veramente molto bello. Non riesco a toglierlo adesso, aiuto. Ok, dopo un po' ce l'ho fatta. Viene dato con la gift box, cioè quindi con la scatolina regalo, ed era protetto ulteriormente da una bustina, quelle plastificate, sono però molto spesse, apri e chiudi. Ok, quindi rimettiamo dentro. E il prossimo pacco lo apro io. Ok, il prossimo pacco lo apre lui. Ok, vediamo che cos'è. Allora, questo è un buono e questo Ok, no, non lo dire, non lo dire, questo fa parte del... No, no, non lo dire, tu la guardi ma non lo dire. La guardi, vieni qua e fai solo un'espressione, vediamo se capiscono. Vieni qua e fai l'espressione. Mi avevi fatto vedere un video mamma, no, però non lo dire. Apriamo un altro pacchetto, che è già semi-aperto tra le altre cose. No, no. Mi faccio vedere. Ta-da! Delle cuffie per mio figlio, queste l'ho prese. Queste su... sono mie. Sì, le ho prese su Amazon. Sono rotte. Art. Sì. Blu. Blu perché qual è il tuo colore preferito? Blu. E il blu. Quindi io ho preso le cuffiette. No, aspetta, quello è un po' complicato. Vi faccio vedere. Aspetta, questo che già so che cos'è, è un... no, vi faccio vedere. Lo abbiamo da qua. Aspetta, c'è un'altra scatola di tutto perché già lo so. Questa è Mari, è la società, sì, la società, la stessa ditta che collaboro già da un po', la M Digital, che mi ha mandato il divanetto. Forse che cos'è? Il divanetto, vediamo se riesco, quello, il puff, lo vedete? Sì, aspetta. E la scrivania che è sopra, non la posso far vedere. Un attimo, e tante altre cose, la cassetta della posta, insomma, vabbè. Solo che questo qui non so come farvelo vedere perché è un puff, si dice puff, anche perché poi devo fare la foto e quindi mi serve la scatola sana. Facciamo così, questo qui ve la faccio vedere a fine video, che loro non fanno, ma sono così. Questo è il puff, lo vedete? Poi vabbè, si apre, si compone a cubo, è molto semplice, però non lo faccio perché devo rimetterlo dentro, devo fare la scatola appunto, quella originale, non la prima, la seconda, quella con il marchio Mari. È di pelle, similpelle, ovviamente è un bianco sporco, è un cubo, com'è che lo chiamate? Non lo so. Adesso io te voglio per rimetterlo dentro. E adesso ragazze veniamo al pezzo forte. Allora ripeto, per me, io l'ho cercata da tanto tempo, ho richiesto, questa è una cosa che ho richiesto, cioè no, non adesso, però ho richiesto a tanti venditori, Daniel, ho richiesto a tanti venditori e nessuno mai mi ha risposto all'inizio. Quando poi ho iniziato a recensire di più, quindi avevo una certa, non importanza, però avevo tanti prodotti, tipo 100 prodotti già recensiti, ho provato a chiedere. Ogni volta che chiedevo il venditore mi diceva sia questo che un altro, mi diceva ah, guarda mi dispiace, abbiamo già dato il campione per tot persone, quindi ti avviseremo. Da un'azienda non l'ho più sentita, mentre la Deeki è stata l'unica che mi ha mandato un'email dicendo che appunto questo articolo era disponibile e che era disponibile anche con affiancato al prodotto che poi serve per farlo funzionare, quindi aveva bisogno di una doppia recensione, se me la sentivo. E io gli ho detto va bene. Sì, ok, cioè ero contentissima e non sapevo se era una bugia o verità e mi ha detto guarda il tempo che prepariamo la spedizione perché la dobbiamo spedire, e io ho detto vabbè, ok, quindi e questo 3 giorni fa ragazzi, cioè da poco, o giovedì o venerdì, forse qualche giorno di più, oggi è sabato. Quindi vabbè, basta, non è che un po' due maroni così. È la 3D Pen, la penna intelligente della Deeki, la ditta Deeki, andate a cercare Deeki, proprio questo nome, e mi ha mandato appunto la penna e, come dicevo prima, la scatolina, tutti i filamenti delle penne, della penna. Ah vabbè, è chiuso con il sigillo, volevo farvi vedere, vediamo se riesco senza fare danni. Ok, mamma mia ragazzi, ne abbiamo una marea, abbiamo un luminosa, vabbè, 5 metri, è un lilla, credo che sia un lilla, poi abbiamo un... no, questo è rosso, e questo è tipo un rosso molto molto chiaro, non so se si vede la differenza. Abbiamo un rosa, molto rosa bambino, diciamo, che si usa, cioè, così. No, non li aprire. Abbiamo un blu, un bianco, tutti 5 metri. Wow, un color oro, un verde chiaro, un verde scuro. Scusate, giallo, questo dovrebbe essere, credo, un giallo luminescente. Anche perché questi sono simili, no? Un verde acqua. Fucsia, un verde acqua, un verde scuro, un arancione, un rosa, persino un grigio e il viola. Quindi abbiamo molti colori, insomma tutti 5 metri, colori anche molto belli, devo dire, che non mi sarei mai aspettata. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo tempo le metto a posto, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 ragazzi, 20 filamenti di colori differenti, tutti da 5 metri, quindi io e mio figlio abbiamo molto da fare con questa penna. La penna non mi sarei mai aspettata che mi arrivava oggi, però sono molto molto contenta, quindi avrò un sacco da fare. La penna è questa qua, vediamo un po' com'è, se è come le altre, ma c'è qualche blocco, sì, infatti volevo dire che non andava. Non so che colore sia, credo black, perché hanno spuntato, c'era white, crystal, pink e black, hanno spuntato la black. Cavolo, l'avrei voluta o crystal o pink, ma nera va bene. Aspettate, ma qua siamo 2 ore e non andiamo avanti. Come già caduta, che bella. Ah, e come se non bastasse, all'interno ci sono già 2 filamenti, non so cosa sta, non so quanti metri siano, ma non credo 5, perché però non lo so. Il caricatore UK, quindi plastico, e ci va appunto il trasformatore, no, è USB, e va collegato appunto con questo, e la penna si presenta, voilà, così, bellissima ragazzi, bellissima, sono felicissima. Come si mette? Così? Così? Ah no, di là va la penna e di qua va il caricatore, ok, lo stavo già facendo un casino. Non lo accendo perché appunto non ho idea, so più o meno come funziona, ho visto tanti tutorial, però un conto è vederli, un conto è quando lo devi fare tu, quindi ho da fare parecchio. La rimetto dentro, va bene ragazzi, senza che li metto a posto. Io con il video spacchettamento di sabato, anzi venerdì e sabato, perché appunto ieri non l'ho fatto, ho terminato. Mi raccomando, lasciate un bel pollice all'insù se il video è piaciuto e ditemi qui sotto nell'info box quale prodotto vi è piaciuto di più e magari vi interessa sapere o comunque vedere un video, anche se i prodotti più interessanti probabilmente farò appunto il video, questa sicuro, perché vabbè, per tante motivazioni. Io vi do un abbraccio, un bacio e al prossimo video spacchettamento. Ciao ragazze!